E salve a tutti ragazzi, sono Xmaster Duforte, benvenuti in questo nuovissimo video su Me la Godo. Andiamo alla sigla, dai! Bene ragazzi, non c'è bisogno che io mi presenti, mi avete già sentito la scorsa volta su Me la Godo in cui avevo trattato di Saints Row the Third, un gioco mix tra sparatutto, azione e inseguimento che nessuno aveva trattato su Me la Godo, stranamente. E oggi sono qui con un gioco altrettanto vario, un FPS arena chiamato Unreal Tournament 3. Molti di voi lo conosceranno già e per me, devo dire, è un gioco che mi ha veramente appassionato al genere FPS arena. In questo video vi mostrerò tutte le armi, veramente sono parecchie, anche 10 mi sa, che esistono in questo gioco. E il bello è che ogni arma ha una funzione primaria e una funzione secondaria. Le volete sapere? Andiamo a scoprirle insieme. La prima arma è il maglio d'impatto, un martello che se tenuto caricato col tasto sinistro del mouse otterrà una carica sufficiente a spazzar via il nemico al primo contatto. Esiste anche la funzione MP attivabile col tasto destro del mouse che disattiva l'effetto dell'elettrocintura se equipaggiata. L'Enforcer è la classica pistolina a colpo singolo azionabile col tasto sinistro e, se premuta col tasto destro, sparerà una raffica di 3 colpi. Il fucile shock, se azionato col tasto sinistro, rilascia un raggio laser a lunga distanza, mentre se azionato col tasto destro, rilascia una sfera laser esplosiva. È possibile altresì combinare questi due attacchi per formare una potente attacco combinazione. Il lanciarazzi è di sicuro l'arma più divertente. Se premuto il tasto sinistro, sparerà un razzo a media velocità, mentre se premuto il tasto destro, sparerà tanti razzi in una volta sola quanti secondi abbiamo tenuto premuto il tasto. È possibile anche tenere premuto il tasto destro per poi premere il tasto sinistro per far confluire i 3 razzi in una spirale, oppure tenere premuto il destro e premere 2 volte il sinistro per lanciare delle granate. Per utilizzare il biofucile occorre una tattica diversa. Il biofucile spara delle bolle avvelenate che causeranno danni a chiunque ci passerà. Col tasto sinistro sparerà piccole bolle, mentre se teniamo premuto il tasto destro ne caricherà una grande che, se il nemico verrà colpito da questa, morirà inevitabilmente nel giro di 1-2 secondi. Il minigun Stinger è un classico mitragliatore che, se azionato col tasto sinistro, sparerà ripetutamente una raffica di colpi al nemico, mentre se premuto col tasto destro, rilascerà tante piccole sfere di energia, più lente ma più efficaci. Questa funzione del minigun Stinger è consigliabile in luoghi piuttosto stretti. Il fucile Link è un'arma piuttosto semplice: se tenuto premuto il tasto sinistro, spara tante piccole sfere laser, mentre se tenuto premuto il tasto destro, proietterà un raggio laser a media distanza sul nemico, che ovviamente gli causerà ripetutamente danni. Ovviamente non potrà essere la soluzione completa ai problemi perché non arriva molto lontano. Non c'è bisogno di tanti dettagli per il fucile a cecchino: col tasto sinistro si spara, col tasto destro si mira. Se teniamo premuto il tasto destro, aumenteremo lo zoom. Se il tasto destro sarà premuto istantaneamente, lo zoom sarà al minimo. Il nemico, se verrà colpito in testa, morirà in un solo istante. Il cannone Flak è un'altra arma molto divertente. Se premiamo il tasto sinistro, sparerà tanti piccoli Flak in direzione del nemico. È molto efficace se il nemico si trova molto vicino a voi. Se premuto il tasto destro, invece, verrà rilasciata una grande sfera Flak in grado di causare molti danni. Adesso andremo a vedere. Dunque, premiamo un po' il tasto destro, vedete la sfera Flak, molto efficace soprattutto contro nemici in massa che necessitano di essere fatti fuori in gruppo molto velocemente. Il Redentore è l'arma più forte di tutte, disponibile solo in alcune mappe. Ha una sola munizione, un missile che, se azionato col tasto sinistro, sarà sparato in linea retta, se azionato col tasto destro sarà radiocomandato, la soluzione migliore contro tanti nemici insieme. Esistono poi altre armi disponibili solo in modalità storia e in alcuni veicoli, ma questo lo vedremo nel prossimo video su Unreal Tournament 3, sempre qua su Me la Godo, quindi non mancate. Ah, per precisare una cosa alla fine della parte video, che non sono assolutamente un pro a questo gioco, anzi mi posso considerare pure un noob perché un po' di tempo fa ero anche un po' più bravo, adesso ho veramente perso colpi. Bene, sempre qua su Me la Godo, non mancate, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, vi aspetto. Ci sentiamo ragazzi. Ciao a tutti. This time let's vibe one time without weapons and groove to the music in the school session.